Salve veri temerari, io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione. Sono andato al cinema a vedere Spider-Man Far From Home, secondo installment di questo nuovo uomo ragno gestito da Marvel e Sony contemporaneamente, e sono rimasto piacevolmente colpito da quello che ho visto. Certo, ci sono degli inciampi qua e là e probabilmente il film poteva fare di più, sicuramente, ma è un teen movie ed è un film per adolescenti. Ed è molto divertente. È un nuovo fantasy moderno, pieno di cose interessanti e ci sono anche cose di cui discutere che sono belle da vedere sullo schermo e che ci fanno riflettere sulla nostra società. Certamente non è un film impegnato e quindi non si pretende che Spider-Man debba far riflettere più del dovuto, ma già che dia lo spunto per farlo è molto importante. Ammetto che da spettatore di questo tipo di cinema e da assiduo lettore dell'Uomo Ragno, spesso e volentieri sono uscito fuori dalla pellicola perché alcuni passaggi erano molto evidenti, secondo me faciloni, e avevo anticipato un bel po' di cose effettivamente, ma in fondo, conoscendo i fumetti e utilizzando quei personaggi, è inevitabile. Quindi, questo film cosa racconta? Prima di tutto l'adolescenza, e quindi la crescita, l'interazione tra i personaggi, che secondo me era il punto forte di Homecoming ed è ancora il punto forte di questa storia, perché recuperando un po' questo tema degli anni 80 del gruppetto di ragazzini, qui si amplia un po' di più la discussione, il tema, e vediamo questo gruppetto che vive un'avventura più grande di loro e vive un'avventura anche fatta di sentimenti, di emozioni e di amore. D'altronde, ripeto, è un teen movie all'estero dove la sfiga è dietro l'angolo, ma dietro l'angolo c'è anche l'innamoramento, la cotta. E vedere le interazioni tra questi personaggi scritti benissimo, recitati benissimo, mi faceva ricordare il periodo della scuola, sul serio, riuscivo davvero ad avere quei ricordi agrodolci del periodo adolescenziale e soprattutto l'essere impacciato con gli altri, con le persone, con l'altro sesso. È interessante vedere proprio la dinamica tra MJ e Peter, vedere questa ragazza sicura di sé, ma anche dura, anche sbruffona. Come è giusto che sia una ragazza molto sicura di sé, che è anche più alta di Peter, e Peter che soffre un pochettino questa presenza femminile molto intensa, però dimostra di avere delle grandi capacità che esulano dai suoi poteri. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo del film, cioè il mostrare le capacità scientifiche di Peter. Perché vedrete che l'eroe si troverà in difficoltà e quindi questa è una cosa molto bella, perché come fai ad essere un eroe se non fai prima la discesa e poi la risalita? E questo è molto bello perché non sono soltanto i muscoli, perché se non riesci a sopperire con la forza, visto che stai combattendo con Mysterio, che è uno che ti fa tanti trick mentali, ti serve il cervello, e Peter ce l'ha, lo sa usare benissimo e crea dei piccoli marchingegni, insomma, sfrutta le sue vere capacità per riuscire a combattere al meglio contro Mysterio. Parlando di poteri, c'è finalmente di nuovo il senso di ragno. Si scherza molto all'inizio del film, appunto. Il film è tutta una parabola sulla crescita e sulla comunicazione. Quindi, naturalmente, vediamo i personaggi che hanno a che fare l'uno con l'altro, parlano e non si capiscono. E quando dicono delle cose vogliono intenderne altre, naturalmente si parla di un tema quanto mai attuale, cioè quello delle fake news, delle informazioni manipolate da Mysterio, dal suo entourage, che sembrano un po' il gruppo di Ocean's Eleven, però è una veste teatrale. Il film ha una certa aura di teatralità, più che di cinematografico. Ed è molto bello naturalmente da vedere sullo schermo, è molto bello vedere gli effetti speciali che crea Mysterio e tutti i trick mentali che fa, diventa veramente molto lisergico a un certo punto, molto 70s, mi è piaciuto veramente tantissimo vedere il modo in cui Mysterio giocava con la mente di Peter Parker. Fantastico. Certo, prendere Jake Gyllenhaal che aveva interpretato The Jugger, lo sciacallo, quella sì, veramente una grande parabola sull'informazione moderna, diventa un confronto un po' impari, perché comunque è un film per ragazzi, comunque è un film dove queste cose
vengono dette, giustamente vengono mostrate, però non lasciano il tempo che trovano, ma sono lì insieme a tante altre cose più importanti da raccontare. E in questo caso le cose più importanti da raccontare sono i personaggi e l'interazione tra loro, ripeto, che è la parte fondamentale del film. Oltre naturalmente all'amore che lega, unisce tutto e che fa rinsavire i personaggi, ci sono delle critiche che naturalmente posso muovere a questo film. Secondo me il fatto che sia l'ultimo film della fase 3 ed è un aftermath a Endgame, però non si senta così tanto il peso di Endgame. Da una parte è un bene, nel senso che il protagonista, Peter Parker, ha subito un po' di tutto e quindi adesso vuole fare l'adolescente egoista, vuole vivere lontano da quelle responsabilità. E questo è molto empatico. Io credo che nella vita di quasi tutti sia capitato di doverci sobbarcare nelle responsabilità di altri e che le aspettative degli altri fossero troppo alte nei nostri confronti, e quindi questo genera un po' di disagio nella nostra persona. Però, appunto, Peter è l'eroe, perciò anche se vuole rifiutare Tony Stark, se non vuole ciò che Iron Man rappresentava, a un certo punto del film deve prendere una decisione, deve fare l'eroe, e quindi anche se è una decisione amara, deve intraprendere quella strada. Ed è molto bello in realtà vedere Peter erede di Tony Stark e vedere lo sguardo di Happy Hogan, che è veramente contento, soddisfatto nel rivedere un giovane Tony nel giovane Peter. Ed è bello anche il fatto in realtà che Tony Stark, la figura di Tony Stark, non venga elevata a chissà quale divinità. Il discorso tra Happy e Peter è veramente molto contemporaneo, molto sentito. Parla del suo amico e Happy dice: guarda che Tony era una merda, eravamo amici ma era difficilissimo stare con lui, perciò se anche, facendo capire, perciò Peter, se anche tu sbagli, se anche tu cadi negli errori, se anche tu credi di aver fatto bene quando in realtà non è così, guarda che non stai facendo niente di diverso, niente di sbagliato da quella di una persona geniale come Tony, amata come Tony, perché tutti sbagliano, tutti devono sbagliare e devono avere anche il modo di rimediare, ed è quello che fa Peter. Però la mia criticità è proprio qui, cioè nel fatto che non si sente tantissimo il dramma, il dolore di questa scelta, di questo aver perso un mentore. Capisco che i film Sony, Marvel, in questo momento vogliono affrancarsi da quelli che erano i film precedenti, e lo fanno bene in certi modi, perché per esempio il cast di contorno era di contorno appunto nei vecchi film, qui invece è il perno attorno cui ruota la maggior parte degli eventi, ed è bello, è divertente, interessante. Il lato fantasy è sempre di altissimo livello, insomma gli effetti speciali sono sempre più belli, su questo non ci si può appendere, insomma. Però la psicologia di Peter Parker, il dramma di Peter Parker manca. Secondo me questa era l'occasione giusta, non per raccontare per forza le origini, però per collegare le origini di Peter, e quindi la perdita di zio Ben, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, per sovrapporla alla perdita di Tony Stark. In questo momento che Peter è molto debole e molto fragile, secondo me si poteva usare questo film per raccontare la sovraesposizione anche cinematografica di immagini del dramma originale che ha dato vita a Spider-Man e del dramma che sta fermando Spider-Man, perché all'inizio insomma lui vuole rifiutare tutto, le responsabilità, i poteri, combattere eccetera. Quindi secondo me questa è la cosa che manca veramente al film. Per il resto sono molto divertito, molto colpito, lo rivedrò sicuramente perché fa ridere, è molto divertente e vorrei cercare di vederlo entrando di più all'interno della pellicola e perdendomi di più all'interno della storia. Un plauso naturalmente a Marvel Sony per le due scene after credits, che sono una più divertente dell'altra, e qui sì che entriamo nella continuity e che
si vede che c'è un progetto a lungo termine. Adesso però bisognerà vedere quanto questo Spider-Man riuscirà a collimare con quello che non esiste più nel resto del Marvel Cinematic Universe. Non ci sono più gli Avengers, il mondo spezzato. A quanto ho capito, i prossimi film saranno un prequel, quello di Vedova Nera e altri film spaziali. Quindi sulla Terra che cosa succede? Dobbiamo aspettare Black Panther e Doctor Strange per vedere qualcosina. Però naturalmente devono raccontare prima le loro storie. Sarà soltanto un indizio, un corollario a ciò che accade a Peter Parker. E anche con queste after credits si respira di nuovo l'aria del fumetto originale di Spider-Man. Secondo me c'è una grande volontà di rimanere aderenti a quelle storie perché alcuni si sono lamentati magari del fatto che c'è una parte molto romantica e una parte molto d'azione. In realtà questo ha sempre fatto conoscere meglio l'uomo ragno al mondo. All'inizio era molto nichilista, era molto quadrato quando viveva sotto la penna di Steve Ditko, che era uno dei grandi amatori della filosofia di Ayn Rand. Poi, quando è subentrato John Romita Senior, che veniva da un tipo di fumetto completamente diverso, entrava anche in ballo la romance, la scena rosa. Tanti personaggi femminili, quindi tante storie d'amore, e questo ha reso l'uomo ragno qualcosa di unico nel suo genere, perché nei fumetti è proprio così: c'è una scena molto tenera, una scena di grande sentimento, e subito dopo irrompe il cattivo per destabilizzare, per distruggere, per fare del male. Quindi, vedere un film fatto così mi fa pensare a Spider-Man, l'originale Spider-Man dei fumetti. E le after credits, una naturalmente collegata al mondo dell'MCU e l'altra solo a Spider-Man, con il ritorno di J.K. Simmons che fa il direttore del Daily Bugle, J. Jonah Jameson, è veramente da bocca aperta. Sono rimasto piacevolmente colpito anche qui, devo ammetterlo, perché in barba a quella che è la non continuity dei film precedenti, qui hanno scelto di, secondo me, un po' un contentino nei confronti dei fan, però ci sta, è giusto. E fra l'altro vedere Jameson che vuole infangare l'uomo ragno e si rivela l'identità di Peter Parker, crea, insomma, getta le basi per qualcosa di molto interessante. A questo punto bisognerà capire come vorranno gestirla. Io posso anche pensare molto semplicemente che venga recuperato, non so, uno Skrull nella forma, nelle fattezze di Peter Parker e Spider-Man. Ehi, siamo qui insieme, non è vero? Oppure devono cominciare a vivere sotto copertura, zia May e Peter, o magari nella facility in una nuova facility degli Avengers, e quindi un home stack. Cercando di mantenere sempre le battute, no? Homecoming, Far From Home, Homestuck potrebbe essere giusto? Chissà. Se è vera questa cosa, sono un genio. Non è vero, non lo sono affatto. Oppure vedere Peter Parker che deve tingersi i capelli e chiamarsi Ben Reilly. Sarebbe divertente questa cosa qui? Cambiare città, cambiare nome, cambiare identità? Perché no? Perché no? Cercando di mantenere sempre dei rimandi con il passato. E naturalmente aspettiamo comunque l'arrivo di Norman Osborn perché abbiamo bisogno di un grande villain, abbiamo veramente bisogno di qualcosa da poter riutilizzare nel futuro, anche se a quanto pare tutto propende verso una direzione di chiusura. Cioè sembra che questo prossimo film possa essere la chiusura di questo Spider-Man con Tom Holland. Se fosse davvero così, sarei molto dispiaciuto, perché sono davvero contento di vedere questi film e vederlo anche in Civil War, in Infinity War e in Endgame è stato emozionante, sul serio. Perciò abbiamo bisogno di più Uomo Ragno, per favore, fateci vedere altre cose, fateci vedere altri film con Tom Holland, per favore, Sony e Marvel, sul serio, ne abbiamo bisogno. Beh, credo di aver detto tutto quello che avevo da dire. Naturalmente voi sbizzarritevi con i commenti qua sotto se la pensate come me, se non la pensate come me, avete qualche appunto da fare o delle domande un po' più specifiche sul film, cerchiamo di intrattenere una discussione qua sotto nella sezione dei commenti.
E sempre qua sotto, nel box descrizione del video, trovate tutti i link agli altri miei social e naturalmente i link Amazon per sostenere le sorti del canale. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e liberi di leggere!